La Sony ha finalmente scelto lo Spider-Man che andrà ad affrontare Venom, Morbius e Kraven. Oh, cazzo. Devo rientrare in quel mood. E questo Spider-Man è Adam Scott. L'attore è stato visto sul set di Madame Web, come potete vedere da queste immagini. E nel film andrà ad interpretare Peter Parker. E bentornati ragazzi e ragazze in questo nuovo video, qui che vi parla è sempre il vostro Fear the Luke in un nuovo episodio di Fear the Banking, la rubrica amata da cani, gatti e lupi mannari dove andiamo a sfatare le fake news diffuse dai vari youtuber, tiktoker, influencer che le spacciano per vere. E siamo nuovamente tornati con Valerio Warrock che ci annuncia il nuovo Spider-Man del Venomverse, interpretato da Adam Scott e che vedremo per la prima volta in Madame Web, film attualmente in produzione. Come è stato per il video precedente, mi sono fatto una domanda dopo aver visto il suo video su TikTok che ha ben 80.000 visual. Sti cazzi. E la domanda è la seguente: qual è la fonte da cui attento per fare il video? Sono andato a cercare questa notizia abbastanza importante, quasi alla pari di Sam Raimi che torna a dirigere Spider-Man 4, sulla sacra trinità dell'informazione cinematografica, ovvero l'Hollywood Reporter, Deadline e Variety. E guarda un po', non ho trovato niente. E allora lì ho annusato la puzza di fake news e come una faina ho chiesto conferme anche ai miei amici soliti di Comics Universe, che anche loro si affidano a fonti attendibili e sono molto più bravi di me a cercare questo tipo di news. E guarda un po', anche loro mi hanno confermato che non c'è nessuna conferma del ruolo di Adam Scott all'interno, anzi il suo ruolo rimane ancora top secret. E quest'ultima affermazione può voler dir tutto, come può voler dire niente. Attualmente di Madame Web sappiamo veramente poco. Le uniche informazioni che abbiamo sono praticamente che il personaggio interpretato da Dakota Johnson si chiamerà Julia Carpenter e quindi ci fa intuire che sarà la seconda incarnazione di Madame Web presa dai fumetti. Le altre informazioni che abbiamo sono le varie foto trapelate dal set che ci mostrano un'ambientazione stile primi anni 2000 e una di queste foto ci mostra Adam Scott mentre lavora. Non sappiamo nient'altro sul ruolo di Adam Scott. Io però mi sono detto: ma Valerio non ha creato da sé questa news, lui le va a prendere da altri disinformando 80.000 persone. Quindi cercando ancora nei meandri dell'internet, quasi andando nel dark web, mi che paura! Ho trovato la fonte da cui ha attinto questa notizia e si tratta di We Got Discovered. We Got Discovered, prima o poi saresti stato citato in una mia puntata di Fear the Banking. Cosa è We Got Discovered? Beh, se leggete bestmovie.it saprete che è un sito molto molto attendibile da cui prendere notizie. Peccato che nel mondo giornalistico cinematografico sia conosciuto come praticamente il papà di tutti i siti bufale presenti in giro riguardanti il mondo del cinema e delle serie TV. Praticamente il sito da cui partono tutte le fake news che poi vengono rimbalzate in giro per la rete e che vengono poi diffusi anche dai siti suoi figli, tra cui Giant Freaking Robot di cui abbiamo parlato nel precedente video. Per farvi capire ancora meglio le falsità che spara fuori We Got Discovered, c'è stata una volta in cui James Gunn, il regista di Guardiani della Galassia, ha fatto un tweet taggando il sito chiedendogli di smettere di pubblicare fake news. E vi mostro anche un altro tweet, sempre di James Gunn, dove smonta un'altra notizia, sempre di We Got Discovered, diffusa però da un altro sito. E questo per farvi capire l'entità della minaccia. E infatti su We Got Discovered ho trovato la news che riguardava proprio l'ingaggio di Adam Scott, dove si afferma che lui interpreterà Spider-Man. Questa news, a quanto pare, non è nata dalle menti perverse dei giornalisti di We Got Discovered. Questi maledetti si sono basati praticamente sulle teorie dei fan per creare la loro fake news. Teorie, tra l'altro, che non stanno né in cielo né in terra, perché alcuni fan su Reddit sono arrivati a dire che Adam Scott sarà Spider-Man semplicemente dal fatto che il film è ambientato nei primi anni 2000, o meglio, ha delle ambientazioni che ricordano i primi anni 2000, dicendo: il film è ambientato durante gli Spider-Man di Raimi, però c'è Adam Scott che interpreta Spider-Man.
E We Got Discovered ci ha fatto delle news sopra. Il bello è che qualcuno potrebbe anche dirmi, però Luke, si tratta comunque di un ruolo non ancora confermato, segreto il suo, no? Sì, ma non avete pensato che potrebbe interpretare un cattivo? Infatti guardate, lascio proprio il beneficio del dubbio, se non fosse che in questo caso si parla di Sony. Vi ricordate cosa ha fatto Sony con Morbius nei suoi trailer? Mettendola a Oscorp di The Amazing Spider-Man, è un murale se dello Spider-Man di Raimi, che poi nel film non si sono visti per niente, facendo quindi pubblicità ingannevole. Quindi ragazzi, di cosa stiamo parlando? Di un TikToker di cui ormai è assodato non ci si può fidare, perché non verifica le fonti, o se le verifica non gliene frega un cazzo e non gliene importa nulla di disinformare così tanta gente, visto le visual che fa. Ma togliamoci gli occhiali, torniamo seri per un attimo circa e facciamo un discorso appunto serio. Con questi video la mia intenzione non è tanto fare dissing o inimicarmi i vari youtuber e tiktoker che prendo in esame. Io loro principalmente li utilizzo come pretesto per parlare della fonte da cui attingono per fare i video e diffondere le varie fake news. Nel video precedente, Giant Freaking Robot, in questo We Got Discovered, e presentando delle prove concrete, smonto la fake news disintegrandola nell'etere. Ma parlando di Valerio Warwick nel concreto, però, devo essere un pochino più cattivello, perché se sbaglio una volta ti do il beneficio del dubbio, magari l'hai fatto in buona fede. Hai preso una notizia da un sito che ti sembrava affidabile e ci hai fatto sopra un video. Ma se qualcuno poi ti bacchetta non solo nei commenti ma anche facendoti un video contro, tra virgolette, riuscendo a risalire alle fonti che tu non citi mai nei cazzo di video che pubblichi, magari ti metti una mano sul cuore e dici: ma scusate, non lo sapevo, la prossima volta starò più attento, cercherò di attingere da fonti più attendibili. Ma se tu continui imperterrito a diffondere fake news, come vedi, se qualcuno è abile nel cercare le fonti e le trova, ti sbugiarda subito. Io capisco però che le visualizzazioni fanno gola, ma puoi fare visualizzazioni e essere anche sincero con i tuoi stessi follower. Ma hai dimostrato più di una volta di non fregartene niente né dei tuoi follower né delle informazioni che diffondi, che sono principalmente false, come in questo video e in quello precedente che ho trattato. Ma io alla fine non sono nessuno, sono solo uno youtuber, un tiktoker che fa poche visual e pochi iscritti, che fa questo tipo di video perché è invidioso del successo degli altri. Successo basato su fake news e sul prendere per il culo i propri iscritti.